nasco come fotografo circa 30 anni fa. Nel momento che mi sono trasferito da cattolica e mi sono trasferito in Norvegia. La passione visiva c'è sempre stata, me la ricordo fin da bambino, del disegno, del design, di queste cose qui. Poi c'è stato, come si hanno nei momenti giovanili, si compra una macchina fotografica e si crea la prima camera oscura e ti crei questo mondo magico. È come un colpo di fulmine che incontri una ragazza, uguale. Appartengo, diciamo, a questa categoria di uno stile molto naturale, naturalistico. Mi piacciono le persone acqua sapone. Forse uno dei motivi che il paese che mi sono trasferito mi affascina molto. Hanno questa naturalità, diciamo, tutti. A me piace molto fotografare le persone appena svegliate, perché hanno questo sguardo molto vulnerabile, che però nello stesso tempo sono veri. E a me le persone vere, almeno viste vere, mi piacciono molto. È una cosa molto che mi ispira. I maestri sono i grandi maestri fotografici che hanno molti fotografi, i grandi classici da Avedon, Irving Penn, diciamo queste persone che, diciamo, hanno creato questa immagine classica della fotografia, anche perché la fotografia, anche se è conosciuta a tutti, è un'arte molto giovane. Per me la seduzione è intimità, è il dialogo fra due persone che si guardano, che discutono, che si ammirano, che stanno zitti insieme, però è questo momento di intimità. Tutti abbiamo questa idea di Venezia molto caotica, e per fare quello che dovevo fare io avevo bisogno di tranquillità, e quindi ho cercato questi piccoli angoli di Venezia dove incontri il veneziano, la signora alla finestra. C'è stata qualche signora dalla finestra che ha dato qualche battuta da non credere. Ti fa sentire un po' criminale, perché sembra che facciamo cose stranissime, ma in effetti facciamo solo dei ritratti intimi in parti di Venezia un po' nascoste. La modella era molto rilassata. Appena ci siamo incontrati c'era... Oh madonna, com'è la parola italiana? In norvegese c'era molte chemie. In norvegese diciamo che c'è una buona chimica. In italiano come si dice? Chimica.